Gianlu? Sing song. È sing sing. Ma che funziona questo? C'è il disastro totale, ragazzi. C'è il delirio totale. Tutti insieme. Oggi è la giornata della democrazia. Sì, però posso dire una cosa. Perché lei mi sta impoltronando con le sue tette? Guarda, poi viene pure avanti. È diventata una lolita la nostra madame Remagi. Oggi si è ingrifata Remagi. Oggi continua a parlare delle sue tette. Sì, guarda le sue tette. Da ieri. C'è qualcuno che è arrabbiato. Sì, comunque, ragazzi, no. Aspetta. Oggi è la giornata internazionale, sì. Ma mi stanno a chiamare in diretta, ragazzi. Ma si risponde alla regola. Pronto? Ti ho disturbato? Sì, ero tuo per cazzo. Ah, no, mi dispiace. Perché siamo, no, parliamoci. Siamo in diretta in su Radio Roma. Come si chiama? Cesare. Scusami. Ciao, Cesare. Aspetta. Ti stai ascoltando, ti stanno ascoltando anche in FM 104. Vuole parlarci un attimo. Aspetta, ci vuole parlare. Ma lui è la concorrenza, te lo dico. È concorrenza? Trattalo malissimo. Allora, ma è quel Cesare che penso. Ciao, io. Cesare, sono Lele Sarallo. Come stai? Ciao, tutto bene? Ciao. Guarda, innanzitutto ti porto i saluti di un caro amico che abbiamo in comune. Sì, dimmi. Che forse dovresti conoscere, che ti ha chiamato stamattina per dirtelo. Dimmi, chi? Sto cazzo! Ragazzi, cioè... scusatemi, ma avevo dimenticato il letto. Cesare, non si può dire chi. Allora, Cesare, intanto ti chiamo tra poco. Appena finisco, ti chiamo. Grazie. E scusaci se ti abbiamo trattato ciao, bene. Cesare! Ciao, Cesare. Ciao, 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 Cesare. Grazie. Ma allora, non siamo fatti sta cosa. Ci sono delle regole per chi come Martina la prima volta che sta con noi, che quando si squilla il telefono in diretta si risponde in viva voce a subito. Qualsiasi chiamata. Sempre qualsiasi anche chiamata. Anche cose sozze. A Lucas cosa. Abbiamo fatto perdere un lavoro a tempo indeterminato. Quindi quest'anno in rispetto per Gianluca bisogna fare questa cosa. Poi prego. Stai attenta ai non te regge. Stai attenta. Poi ci sono i non te regge, cioè non hai il coraggio di fare qualcosa, te lo lanciamo. Una volta mi sono ritrovata con polvere di taralli ovunque e la mia bocca non ne conteneva più. E si parla di cibo, non pensa cibo, male. Cibo, poi altre regole, se qualcuno dice chi, ovviamente. Ah, certo. Attenzione, poi c'è anche una paletta, che quella è la paletta del pensiero degli speaker. Che rotta. Quando si alza, che attenzione, attenzione, perché lì è il pensiero che non tutti possono sentire. Quindi molto attento. Ma Martina Sissi, secondo me, se ne andrà fra 5 minuti. Ma guardato con una faccia molto. Va bene. Allora, prima di iniziare sto benedetto programma, visto che c'è tante cose da dire, vero Antonio? Assolutamente sì. Giornata della democrazia. Assolutamente. Volevo solamente ricordare, vai, per quei pochi che non lo sapessero, che la democrazia è la forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite, esatto, rappresentanti liberalmente, cioè viene eletto dal popolo, cosa che noi in Italia non abbiamo. È vero, è vero. Cioè noi abbiamo la democrazia, ma non la mettiamo in uso. È vero, è vero. No! Posso dire una cosa anche io, visto che adesso siamo tutti quanti insieme, quanto vorrei esaudire questo desiderio, cioè andare in diretta più giorni possibili tutti insieme. E quindi ve lo dico, gruppo e family, cerchiamo di realizzare, ragazzi, questo. Scusate, ho sentito parlare di aumento. Vergognatevi. Sarallo, dimenticati l'aumento, perché si inizia sempre così. Esatto. Io vi tolgo Baldracche e burattini. No, soprattutto Baldracche. Soprattutto Baldracche, dai. Allora, intanto andiamo avanti con un po' di musica. Tra poco salutiamo Madame Vremace, Giovanna Del Vino e Antoine, che ci lasciano per il momento. Io domani vengo. Torni domani, qua, poi la Vremace lunedì e Veronica e venerdì io. Dai, yeah.